Marco Franzelli, volto notissimo del TG1, caporedattore, qui a Montegranaro per presentare il libro scritto insieme a Donatella Scarnati, dedicato ad un allenatore che non ha bisogno di presentazioni come Carlo Mazzone e non ha bisogno di presentazioni soprattutto, anche e soprattutto qui nelle Marche. Che cosa ha rappresentato per Mazzone il rapporto con Ascoli, con la città di Ascoli, con il suo storico presidente, con la cittadinanza anche di Ascoli? Ma Ascoli, dopo Roma, la città dove è nato, Ascoli è tutto per Mazzone, è la sua vita, è la sua famiglia, è la sua moglie ed è la sua professione, perché da qui è partita di fatto la sua carriera di allenatore dopo un infortunio molto grave che ebbe giocando una partita. La carriera lì stava finendo e qui ad Ascoli, grazie a un presidente che tutti ricordano, Costantino Rozzi, cominciò la sua carriera da allenatore, quella che l'ha portato poi a allenare squadre come la Fiorentina, la Roma, ma forse i risultati più straordinari li ha ottenuti proprio con l'Ascoli, per due motivi: per come riusciva a far giocare questa squadra, la paragonarono addirittura alla grande Olanda di Cruyff, cioè di uno dei più grandi giocatori che siano mai esistiti nel calcio, e per i risultati. Fu rimasta celebre una rimonta che fece dall'ultimo posto fino a guadagnarsi la salvezza, la cosiddetta salvezza, cioè la permanenza in Serie A. Ma ripercorrendo un po' le tappe di un allenatore come Mazzone, che è stato quasi un padre di famiglia, un educatore per i suoi giocatori, viene paragonandolo un po' al calcio di oggi, fatto di scandali, anche a livello locale purtroppo abbiamo avuto delle vicissitudini simili, viene da chiedersi se poi esiste ancora un calcio pulito come quello di Mazzone, che un po' Mazzone rappresenta in Italia. Io sono convinto di sì, spero di sì. Cioè, spero che il calcio non sia soltanto quello che vediamo, cioè del calcio scommesse, degli scandali finanziari, delle partite vendute o comperate, delle risse sugli arbitri. Io spero che nel calcio, e sono convinto che ancora ci sia, rimanga una umanità che lo ha fatto diventare lo sport più popolare qui da noi e non solo in Italia, e di cui Mazzone è stato un rappresentante per il comportamento, per il senso etico, perché per le sue capacità, appunto, come hai detto, di educatore, non soltanto di allenatore, cioè di colui che insegna la tecnica e la tattica del calcio, ma anche dei valori che poi resteranno nella vita di quei ragazzi che, diventati uomini, affronteranno altri mestieri, altri problemi. Grazie. Prego.